ha preso avvio con gli auguri di buon lavoro del sindaco Ghinelli e dell'assessore Maggi il percorso all'interno degli uffici comunali aretini per 40 civilisti grazie al servizio civile regionale. Coinvolge 40 ragazzi dai 18 ai 29 anni, sono tutti del territorio aretino, che staranno con noi nei nostri uffici per ben 8 mesi. I progetti sono più variegati, quindi interesseranno una pluralità di uffici. Si parte da 4 ragazzi andando a cultura e turismo, 2 alla cultura e 2 al turismo. 8 ragazzi si occuperanno di tutto quello che riguarda ufficio servizi demografici, quindi stato civile, anagrafe, elettorale. Poi abbiamo 10 ragazzi che entreranno nella rete delle scuole comunali, nidi quindi e scuole materne. Poi abbiamo 8 ragazzi che vanno all'ufficio sport e politiche giovanili, quindi si occuperanno di tutto quello che sono gli impianti sportivi e vedranno anche quello che sono le politiche attive proprio per i giovani, tra i quali tra l'altro rientra il servizio civile stesso, e 4 ragazzi andranno al SUAP. Io ho scelto il progetto pedagogico perché ho iniziato a frequentare l'Università di Scienze dell'Educazione e della Formazione e quindi mi sembra il progetto più attinente al mio percorso di studi. Spero anche di crescere sotto tanti aspetti, professionalmente, mentalmente. I civilisti percepiranno un assegno mensile pari a 433,80 euro che è interamente pagato dalla Regione Toscana. I ragazzi, insomma, più che altro sono persone che stanno anche cercando lavoro, purtroppo la situazione è questa, quindi il servizio civile comunque può rappresentare una valida alternativa nel momento in cui questi ragazzi vanno a fare un'esperienza che io definisco sempre unica, perché come insomma, entrano nel comune è sempre l'istituzione più importante del territorio, quindi ecco, hanno l'opportunità di vivere un'esperienza formativa edificante in questa istituzione fondamentale per il cittadino.